La progettazione di giardini deve tenere nella massima considerazione le esigenze della committenza e il contesto nel quale ci si trova ad operare. Il risultato che scaturisce da queste basi di partenza, però, non è detto che sia esattamente ciò che la committenza si attende. È quanto è avvenuto nel caso di questo progetto, per il quale i proprietari ci hanno chiesto di includere dei lunghi camminamenti per passeggiare nel giardino, un orto-giardino compreso di limonaia ed una piscina. Ci è stata anche suggerita la disposizione delle aree del giardino sulla base delle idee che i proprietari si erano fatti nel tempo. Il risultato del nostro lavoro progettuale ha ovviamente tenuto nella debita considerazione le richieste che ci erano state fatte, ma il giardino è risultato essere diverso da quello che la committenza poteva aspettarsi. In particolare, la piscina è stata prevista a sfioro in un'area più panoramica. L'orto e la limonaia sono stati posti in posizione leggermente ribassata per proteggerli dai venti freddi che caratterizzano quella zona e per avere un minore impatto visivo dall'abitazione. I camminamenti hanno assunto delle forme e dei percorsi diversi da come erano stati immaginati. Il fatto che l'idea progettuale sottoposta recepisca le richieste avanzate, ma lo faccia in maniera diversa da quanto prospettato dalla committenza, deriva dallo sguardo più neutro che noi possiamo avere rispetto a chi vive ogni giorno un determinato luogo ed ha una consuetudine che determina delle idee preconcette. La disponibilità ad accettare idee diverse da ciò che si pensava è però il primo passo per poter realizzare un giardino pienamente riuscito.